Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi vorrei parlare di Dark Academia. Vediamo se ce la facciamo perché questa è la terza volta che sto registrando questo video. La prima avevo messo a fuoco la libreria invece che la mia faccia, nella seconda l'audio invece è andato completamente a farsi un bagno nel Savena e quindi ci proviamo. Di cosa parliamo oggi fondamentalmente? Dark Academia, quali sono i miei dubbi? Cioè che cosa mi intriga, cosa non mi intriga, cosa mi dà un po' fastidio, e poi facciamo insieme un book tag che è dedicato con qualche domanda che hanno a che fare con la Dark Academia in generale. Quindi direi che, insomma, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, giù nell'info box trovate tutti i link, sia i miei link di affiliazione sia ai miei social, così potete seguirmi anche fuori da qua o supportare il canale. Direi che è arrivato il momento di iniziare. Che cos'è la Dark Academia? Per chi non sapesse nemmeno per sbaglio, che cos'è tutta questa roba? Dark Academia è un'estetica letteraria, multimediale, diciamo, perché abbraccia anche altri media, visiva, ma soprattutto contenutistica, che riprende una serie di tematiche molto popolari sia su Tumblr, perché sì, qualcuno usa ancora Tumblr nel 2020, sia su Instagram e più di recente chiaramente anche su TikTok. È un'estetica malinconica, nostalgica, che sono due termini che torneranno molto spesso in questo video, che potremmo definire come un incontro tra Jack Kerouac, ok, comunque ambiente Kill Your Darlings e insomma quell'immaginario lì, che si incontrano con uno studente di Oxford degli anni 30, 40 e 50, comunque chiunque voglia vestirsi come uno studente di Oxford di quegli anni lì e che voglia darci dentro alla stragrandissima con lo studio, un po' come i ragazzi dell'attimo fuggente. La Dark Academia fondamentalmente è un'estetica che ruota attorno alla lettura, alla letteratura classica, alla ricerca dell'individualità e alla passione più in generale per lo studio, la cultura, ma soprattutto l'apprendimento. Temi molto comuni ripresi dalle immagini che appartengono a questa estetica e in generale di media che vengono ripescate da questo tipo di estetica sono i libri, la lettura, la poesia, l'amicizia, le scuole private, comunque in generale le scuole di elite, la musica classica, l'esistenzialismo, la morte, l'omicidio, la classe sociale, il romanticismo, insomma tutte quelle immagini che possiamo riprendere come lo scrivere su diari, scrivere quaderni, appuntare le proprie poesie, leggere i classici o comunque leggere proprio dentro un caffè mentre fuori piove, in questa atmosfera un po' cupa e tempestosa all'esterno, visitare librerie, biblioteche, musei, insomma tutto questo alimenta questa estetica e la Dark Academia in certi versi tocca tantissimi ambiti perché è diventato, diciamo, un setting abbastanza popolare negli ultimi anni anche nella letteratura. Poi, diciamo, è stata ripresa, in realtà è un po' il contrario di quello che è avvenuto, cioè il setting è diventato parte di alcuni libri, ma in realtà invece sui media cinematografici sono loro che vengono ripresi invece dal movimento, ma perché lo chiamo un movimento, dall'estetica. E di base io ho tante cose che mi accomunano con la Dark Academia e dall'altro tante cose che me la fanno detestare. E chiaramente l'estetica, e chiamiamo aesthetic, dell'internet è una cosa molto diversa chiaramente dall'estetica come viene intesa da un punto di vista filosofico. Ho scritto un pippone di 2 pagine che non vi esporrò perché magari mi sembra un po' troppo serio per questo video, ma toccherò alcuni punti che da un lato mi convincono molto, comunque che io apprezzo dell'estetica Dark Academia, e dall'altro che cosa mi rende estremamente dubbiosa. E partiamo ovviamente da questi. Diciamo che di base chiamarla estetica per me di per sé, o comunque aesthetic, è una parola che io aborro, cioè che andrebbe eliminata dall'internet a mio parere, perché comunque è una cosa che viene ripresa e
troppo spesso in maniera impropria, e dall'altro lato è un qualcosa che io trovo estremamente costringente, cioè è una gabbia, diventa una gabbia, diventano delle briglie. E in questo caso diciamo che la distinzione maggiore che a mio parere è fastidiosa, perché io la percepisco come fastidiosa, ovviamente non è così per tutti, della questione Dark Academia è proprio che, cioè, si ha una difficoltà non banale tra il conoscere e distinguere la propria esperienza estetica dalla confusione conseguente, un po' inaffidabilità che ci provoca per forza ciò che prendiamo come nostro gusto, ciò che da un lato ci confonde. È davvero il nostro gusto o è qualcosa che abbiamo assimilato? Allo stesso tempo, quanto realmente la creazione di questi contenuti, di queste opere, in generale, parlo di contenuti perché è più semplice, è realmente nostra espressione, quanto invece l'assorbimento di canoni esterni? Domanda. Questa inaffidabilità ci pone di fronte sicuramente a un grande tema, cioè quanto noi siamo intenditori come individui e spontaneamente traghettati verso qualcosa e quanto invece ne diventiamo consumatori e produciamo cose da consumare, che è un discorso abbastanza ampio che non toccheremo qui. Questa inaffidabilità della quale parlavo prima, no? Cioè che per me è rilevante quando si parla di estetica, è proprio perché sostiene l'idea che le nostre vite interiori siano estremamente più anarchiche, meno rigide e molto più sconosciute di quanto siamo disposti ad ammettere. E invece l'estetica nella mentalità collettiva è diventata l'adesione a qualcosa, è diventata invece un appiattimento. Ed è qui che entro in gioco un po' il mio discorso da vecchia, sicuramente che risulterà un discorso da vecchia, però in quanto artista o comunque persona che ha a che fare con l'arte e nella produzione di arte continuamente, perché il mio lavoro è quello, io creo immagini attraverso una macchina fotografica. E diciamo che la Dark Academia, da un lato, riprende molte cose alle quali io personalmente sono legata, mi intriga perché riprende queste sensazioni, queste immagini, questo mood, questi luoghi, questi momenti, che sono tutti riferimenti con i quali io tendenzialmente ho un legame, sia visivo che immaginativo, ma anche affettivo. Allo stesso tempo, però, li svuota totalmente del loro significato e della loro necessità primaria. Bibi, dimmi amore, vieni qua. Che c'è, Bibi? Diciamo che li svuota di tutti gli elementi che li hanno contraddistinti, li hanno arricchito, li hanno resi ciò che sono, per riportarli sempre ad un livello di fruizione, di percezione molto superficiale. Insomma, difficilmente si va a fondo, che è questo il mio problema primario con la Dark Academia. Amare un mood estetico, ma inteso come ci si veste, che scarpe si devono mettere, che abbigliamento bisogna adottare per essere Dark Academia, dai vestiti, quindi fino a passando per le immagini, i luoghi, la musica, cioè la musica, come fai a svuotare la musica del suo significato e della sua necessità? Di alcune letture, stessa cosa. Insomma, ci si sofferma sempre a quel primo livello dove ti colpisce magari la bellezza di alcune cose, ti colpisce l'immaginario al quale appartengono, senza però né capirlo fino in fondo e rimanendone semplicemente affascinati, ma senza mai effettivamente né interiorizzare, elaborare, studiare e capire ciò che sta dietro ad alcune immagini, ad alcuni mood e chiaramente ad alcune letture. Comprendere e studiare la necessità che stava dietro ad alcune immagini, musiche, letture, film, eccetera. Da, diciamo, persona che scatta immagini nella vita, poi un'altra cosa che trovo estremamente problematica è la rigidità, che è uno degli aspetti che secondo me limita moltissimo la creazione di immagini, chiamiamola creazione di immagini perché la portiamo su un livello proprio basilare. Trovo davvero l'appartenere a questo mood estetico totalmente limitante, come se lo spazio dell'immaginazione dovesse sempre rientrare in alcuni canoni, sempre essere imbrigliato e non avere invece quella libertà creativa ed espressiva che secondo me la necessità stessa della creazione di qualcosa di immagini, soprattutto nel mio caso, ma per chi fa il musicista, creare musica, per chi fa altre cose, altri media, per chi è un artista in generale, la creazione e la libertà nella creazione, la libertà espressiva è una ricerca che ha a che fare più con quello che abbiamo dentro e
il portarlo fuori, questa necessità viscerale di buttarlo fuori e rappresentarlo in modo che rappresenti noi, in qualche modo, rappresenti qualcosa di noi. Invece in questo mi sembra che si tenda ad imbrigliare, si intenda a restringere, si intenda a portare lì, no? Deve sempre rientrare in determinati canoni e questo per me fa perdere moltissimo il valore di tante opere, tante immagini. Insomma, diventa riduzione alla Tumblr culture, che non c'è nulla di male, però mi sembra molto, molto povero, o comunque impoverito. Ma questi sono discorsi da vecchia, e ora vi faccio l'ultimo discorso da vecchia, ovvero, perché dark? Perché utilizzare il termine dark academia, che di dark non ha assolutamente una cippa de menghi? È una cosa che trovo, ho sempre trovato molto... molto strana, cioè dark perché il mood è nuvoloso. Mi sono data solo questa spiegazione. Poi ovviamente non esiste solo la Dark Academia, perché c'è la Classic Academia, Witch Academia, è un sacco di derivazioni un po' diverse, che magari giù nell'info box vi metto un paio di link per esplorare quest'area qua. Comunque, a parte i discorsi da vecchia, che fondamentalmente penso di aver finito e ho esteriorizzato e finalmente la mia avversione per gli aspetti negativi, invece trovo che in generale la Dark Academia abbia invece aspetti molto positivi, perché da un lato sicuramente ha una visione molto superficiale, moltissime persone che comunque sono affascinate da questo mood estetico producono materiale, contenuti legati a questo mood estetico, diciamo tendono a darsi un tono o sembrano darsi un tono, volersi imborghesire e voler aspirare a questa sorta di elite di classe sociale molto alta, che chiaramente rifugge tutto ciò nel quale io credo, però in realtà di base c'è questa idea di fondo, questa celebrazione, questa romanticizzazione e venerazione per lo studio, per la conoscenza, per la cultura e per l'apprendimento. Proprio c'è questa sorta di passione profonda, di venerazione, mi viene proprio da dire, per un atto che ci riporta nostalgicamente, da un lato, a un'epoca nel quale si andava più lenti, nella quale ci si poteva fermare, studiare, e forse anche lo studio visto come qualcosa anche di privilegiato, come sempre, perché lo studio in realtà è un privilegio nonostante sia in realtà garantito dalla legge, ma per moltissime persone chiaramente è così, perché se non si appartengono a classi sociali elevate, chiaramente lo studio è un privilegio, o comunque potersi dedicare allo studio è un privilegio. Diciamo che poi, nonostante anche le strutture che sono abbastanza rigide per rientrare, insomma, in questi canoni Dark Academia, è vero anche che in fondo è una celebrazione molto nostalgica e rassicurante, quindi tutto rientra perfettamente su qualcosa che noi idealizziamo nel passato, che è un trend che in realtà ripercorre moltissimi aesthetic che fanno parte degli ultimi anni, dei trend degli ultimi anni. È una forma di evasione sicuramente molto rassicurante in tempi dove c'è grande incertezza, quindi in tempi così incerti come quelli che stiamo vivendo. Cioè la Dark Academia poi in generale è anche una celebrazione stessa dell'individualità, un'affermazione di sé e di un sé che vuole espandere la propria conoscenza, quindi un sé visto come momentaneamente limitato, ma che cercherà di migliorarsi, cercherà di apprendere sempre di più. Quindi anche questo di per sé, secondo me, può essere tranquillamente visto come un aspetto molto positivo. Insomma, è un invito anche ad esplorare se stessi, ad esplorare la propria conoscenza, ad approfondirle, ad abbracciare chi sei, le tue passioni e le tue convinzioni. E questo si traduce però, ovviamente, in un sacco di riferimenti molto chiari che hanno a che fare con i libri, il cinema, che hanno a che fare anche con proprio luoghi, ma anche architetture, ma anche sculture, pitture, arte in generale, insomma, ci sono luoghi, posti, sensazioni, sì, c'è tanto la questione del come mi devo vestire per essere Dark Academia, che lo trovo stupido, però fondamentalmente è una ripresa di cose vintage, è una ripresa di cose retro, che noi rielaboriamo per adattarle e riadattarle al presente o per vivere il presente come se fossimo in qualche modo ancorati a valori e a cose positive del passato che noi recepiamo positive nel passato. Pippotto finito, direi che iniziamo il book tag. Spero di essere stata chiara in sto pippone. La prima domanda chiede: quali sono i tuoi libri o film
appartengono all'estetica o che rientrano nell'estetica dark o accademia. Allora, partiamo dai libri considerabili accademia e io qua partirò da cose molto scontate e molto banali, ma direi che probabilmente essendo dark nulla è più dark del gotico, comunque sì, ci sono cose più dark del gotico, cioè l'horror, ma riprendere queste sensazioni chiaramente ci si rifà ad autori ed autrici come Mary Shelley, chiaramente Bram Stoker, le sorelle Bronte, Jane Austen, perché sicuramente Northanger Abbey rientra perfettamente nel gotico, Wilkie Collins, Henry James. E poi ci mettiamo chiaramente anche The Master, cioè Edgar Allan Poe, e sto riducendo tantissimo e sto soffrendo perché devo fare un elenco breve, ma per approfondire c'è la puntata dei Fantasy Talks sul gotico e poi forse uscirà anche la seconda. E poi mi vengono in mente anche però passare da modernisti, da, non so, da Proust alla Virginia Woolf fino ad arrivare all'Angela Carter, cioè andiamo ovunque, anche qua con un po' di oscurità. Film invece ai quali sono abbastanza legati, che secondo me rientrano un po' in questo immaginario. Ed è strano perché in realtà, secondo me, si potrebbe esplorare ancora di più quest'area, però comunque, vabbè. Forse uno dei film ai quali sono più legata chiaramente è The Dreamers, L'attimo fuggente, Camera con vista, Jane Eyre, però quello del 96, non quello nuovo, Submarine, The Hours, The Others, Il pasto nudo, An Education, ci mettiamo anche Breakfast Club, ovviamente. La seconda domanda invece chiede con quale poeta o poetessa, ovviamente, morto, vorresti prenderti un drink? Io, proprio a mani basse, tutta la vita, vorrei andare a bermi una roba con Sylvia Plath. Proprio sottoscrivo. 3. Qual è la tua scultura o il tuo dipinto preferiti? Io devo dire, faccio molta fatica a trovare un preferito perché lo trovo molto limitante, ma sono molto appassionata di diversi movimenti artistici. Innanzitutto i preraffaelliti rimarranno sempre i miei preferiti. Infatti, volendo riassumere, potremmo dire che la mia opera preferita è l'Ofelia di Millet, perché sono una basic bitch, ma è limitante, in realtà amo tutto il movimento, ci sono troppi artisti che adoro. Poi sicuramente ci mettiamo l'espressionismo, io sono una grande appassionata di espressionismo tedesco e soprattutto di Brücke e austriaco. Non manca sicuramente il simbolismo, è un'altra cosa che mi affascina terribilmente da sempre. Lo stile Liberty, l'Art Nouveau, insomma, tutte queste cose così a me piacciono tanto. 4. Mi chiede qual è la mia, diciamo, opera architettonica, meraviglia architettonica preferita, e ne ho due in particolare. Una è Sultanahmet a Istanbul, che appena crepa Erdogan ci si torna perché è bellissimo, è un posto incredibile, cioè veramente è incredibile, perché non ci entri, non comprendi tutto. E poi un altro posto che amo molto perché mi piace tantissimo è il Brighton Pavilion, ovviamente a Brighton. Sì, qua la sobrietà non è di casa, perché entrambe le opere, devo dire, sono opulence, opulence, però sono davvero due posti che io amo molto e sono bellissimi. Però in generale aggiungo un'altra cosa: se può essere considerata una sorta di opera architettonica, meraviglia architettonica già di per sé, io amo molto città come Praga, Mantova, Ferrara, Bologna, e volendo ci possiamo mettere Oxford, Bath, Canterbury, cioè tutte queste cittadine molto piccole o comunque a misura d'uomo, con i vicoli stretti, con i mattoni rossi o comunque molto mattonato in giro. Non lo so, vabbè, sono di Bologna e sono molto amante della mia città e probabilmente la ricerco sempre anche in altri luoghi. Quinta domanda: in quale opera di Shakespeare vorresti essere la protagonista? E io ve la giro in questo modo. In realtà, se io dovessi mai interpretare qualcuno dentro Shakespeare, io voglio fare Oberon, perché è stronzo e mi diverto un sacco, sarebbe bellissimo. In alternativa, però, penso che davvero, se io dovessi interpretare qualcuno, sarei Lady Macbeth, perché soffia sul fuoco, cioè chiaramente il mio personaggio, cioè, ok. Sesta domanda invece chiede quante lingue parli e quale lingue vorresti imparare. Allora, io parlo, vabbè, italiano e inglese,
E poi parlo anche tedesco e spagnolo. Allora, mi spiace molto perché sia tedesco che spagnolo nel corso degli anni le ho un po' perse, mentre ero davvero. In realtà tedesco è una lingua che ogni tanto cerco di cioè, un po' riattivare perché mi dispiace perderla, sai, quando non la parli tutti i giorni è complesso. Spagnolo non mi è mai piaciuta in realtà, è una lingua che ho detestato sin da sempre, però diciamo che ancora, insomma, a livello parlato. Non vorrei sapere, a livello di lettura e di scrittura ancora sono capace, quindi è già un grande risultato contando che l'ho accantonato dopo la quinta superiore. Invece mi sarebbe piaciuto tantissimo imparare il russo, tanto che fate conto dalla terza media alla terza superiore io ho fatto un corso di autodidatta di russo, di quelli vecchissimi che si scaricavano, ti imparavi le cose base, perché ero fissatissima con la letteratura russa ai tempi e volevo impararlo assolutamente, ma vabbè, immagino, sono le cose super base, non mi ricordo nulla. Avevo imparato anche a leggere in cirillico, ora siamo un po' indietro, mi ricordo solo alcune lettere. E poi sento che una mia grande mancanza è non sapere il francese, non solo perché me lo puntualizzano ogni volta che pronuncio qualcosa di francese, perché sapete, a quanto pare su YouTube devi sapere anche le lingue che non conosci, ma perché in realtà io amo molto la letteratura francese e quindi insomma la sento proprio come un qualcosa che mi dispiace non avere. Sette, e queste ve le vado a leggere perché sono un po'. Quali sono le tue citazioni preferite? Qua chiede qual è la tua citazione preferita da poesia, prosa o teatro, insomma, qualsiasi cosa. Ovviamente qua siamo qui per snocciolarne un po'. La prima è chiaramente Light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita, da ovviamente Lolita di Nabokov. Io è una frase che ho tanto, tanto cara a me, non so dire, per me a livello di musicalità e di un sacco altre cose è bellissima. Dopodiché ho una frase che in realtà non è presa né da prosa, poesia, teatro, ma in realtà è presa da un'assemblea pubblica di Emily Pankhurst il 17 ottobre del 1912 ed è questa frase qui, cioè I incite this meeting to rebellion, cioè incito questo assemblea a ribellarsi e non lo so, è una frase talmente potente, soprattutto anche per il movimento ovviamente delle suffragette, che ho sempre trovato fortissima. Vado avanti invece, visto che la mia tesi, che sappiamo tutti com'è andata, ma sti cazzi, era su Xenia di Montale, ho studiato tantissimo Montale e soprattutto la parte di Xenia. È sempre stata una poesia che mi è piaciuta molto, ma studiandola mi è proprio entrata dentro tantissimo perché penso che sia la poesia che più di tutti rappresenti la mancanza, la perdita, no? E infatti ho sceso dandoti il braccio almeno 1 milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni scalino. E come ogni volta che io pronuncio queste parole ho i brividi, perché in un gesto così semplice Montale è riuscita a rappresentare la mancanza, cioè la perdita, il vuoto. E niente, cioè bellissima. Ah, la penultima frase di Jean-Paul Sartre, che chiaramente insieme a Simone de Beauvoir è stata una delle colonne portanti della mia formazione negli ultimi anni delle superiori e prime anni universitari, ed è legata al futuro, cioè parla del futuro, infatti è io vedo l'avvenire, è là posato sulla strada, appena più pallido del presente, che bisogno ha di realizzarsi, che ci guadagna? Che è un'ottima domanda. Ultima, per abbassare totalmente il livello, passiamo da Sartre a Yoda. Yoda di Star Wars, ovviamente. Però ce lo mettiamo perché alla fine Yoda faceva parte dell'Accademia Jedi, quindi vale. E in questo caso è Luminous Beings Are We, Not Discrete Matter, che in italiano dovrebbe essere luminosi noi siamo, non questa materia cruda. Credo, boh. Comunque è una frase bellissima che mi vorrei anche tatuare, peraltro. Quindi, qua tanto lo sapete che noi passiamo da un registro all'altro senza neanche dare degli avvisi. 9. Quale università o college avresti voluto frequentare? Allora, partiamo da una frase giusto per triggerare un po' di persone all'ascolto: la scuola uccide la creatività. Giusto perché lo dobbiamo ribadire ogni tanto. In più, io ci tengo sempre a ribadire che l'andare in università è un concetto classista del cazzo, quindi dovremmo rendere le università tutte buone e tutte accessibili allo stesso modo a chiunque e non andare in queste università di elite,
dove le persone invece che non hanno i mezzi finanziari per andarci non ci possono andare, ma questo è il discorso che facciamo sempre, ma ogni tanto è anche giusto ribadirlo, no? Meno elite, meno questione di classe e più universalisticità dell'università. Vi piace questo mio motto? Ok, lo metto nel mio programma politico. Allora, personalmente io diciamo che se dovessi scegliere un'università, perché bisogna scegliere per questa domanda, dopo sto pippotto potete fuggire, lo capisco, siamo al delirio completo. Diciamo che se dovessi scegliere un'università, sceglierei università che hanno dei programmi decenti, aggiornati un po' oltre il 1890 e contemporanei di letteratura. E in questo caso probabilmente direi Cambridge, Amsterdam e per comparate Murcia e Birmingham. Perché forse sono quelle che io ho più presente, dei quali seguo più pubblicazioni. 10 chiede: qual è il tuo metodo per l'omicidio o qual è l'arma che useresti per uccidere qualcuno? E io banalmente vi dico il veleno, perché l'atto fisico di uccidere qualcuno tramite un'arma un po' mi spaventa, ma sul veleno ci possiamo lavorare. 11. Di quale mitologia tu vorresti fare parte? Sinceramente, i mondi mitologici in generale, che siano mitologia celtica, mitologia greca, mitologia asiatica, sono dei mondi un po' brutali, quindi io tendenzialmente tenderei a non volerci entrare, però vi posso dire i miti ai quali io sono più legata. Ci sono tanti miti anche dell'area celtica, della quale vi avevo anche un po' parlato nel podcast sulle streghe. Quindi magari quelli li lascio a parte, però legati alla mitologia greca, chiaramente il mito di Persefone, Ecate, Priamo e Tisbe, Euridice, Orfeo, Cassandra, Antigone, Sibilla, cioè questi sono forse quelli ai quali io sono più legata. 12. Se tu avessi un PhD, in che cosa, in quale materia lo avresti? Allora, i temi sono due. Il primo è che a me piacerebbe e sarebbe piaciuto in realtà, perché era una realtà effettiva, cioè probabile in una vita parallela, non classista, diciamo, a me sarebbe piaciuto lavorare sul fantasy e sul fantastico a livello accademico. In tutto il resto del mondo è possibile, in Italia ti guardano come se tu avessi sacrificato il loro primogenito davanti ai loro occhi, perché evidentemente non si può parlare di fantasy a livello accademico, comunque molto raramente, c'è chi lo fa e sono molto bravi e molto brave tutte le persone che si occupano di fantasy in ambito accademico, però diciamo che insomma, se ci fosse un pelo più apertura non sarebbe male, però l'altra mia stragrande passione è la storia, soprattutto la storia moderna, e quindi probabilmente io avrei lavorato in un PhD focalizzato sui regni femminili, quindi probabilmente Caterina la Grande, Teresa d'Austria, Maria Teresa d'Austria e la regina Vittoria, che è la mia regina preferita, Basic. 13. Per quale personaggio, ovviamente di finzione, daresti la vita? Ok? E io dico sempre: protect at all cost, cioè proteggiamo a tutti i costi i miei bimbi, cioè i corvi, e specialmente i Nage Cats. Perché sono i miei bimbi. Passiamo alla parte invece rapid fire, dove si risponde A o B, ok? Questa è la parte finale del tag, dove in realtà devi dare delle risposte veloci. Ci proviamo, non vi prometto nulla. Prima domanda: libri rivestiti in pelle o in tessuto? La pelle è molto figa, però si rovina facilmente. In più, insomma, se possiamo non fare libri di pelle, forse è meglio. E quindi direi tessuto. 2. Fare le orecchie alle pagine o evidenziare? Io qua triggero tutti perché io faccio tutto: io piego le pagine, evidenzio, sottolineo, scrivo con l'abiro. Questo è proprio per triggerare tutti quelli di voi che lasciano candide le pagine e vogliono la purezza nel libro. Io ci faccio di tutto. Quindi direi che forse evidenziare, perché è la cosa che io faccio più spesso in realtà, sottolineo, evidenzio, scrivo a pipponi a lato. 3. Scultura o pittura? Questo è facile perché io preferisco notevolmente la pittura. 4. Piano o violino? Io dico piano, ma devo dire che se ci fosse stata la viola o il violoncello sarebbe stata una gara un po' più dura. Il violino non mi dispiace, ma non è uno dei miei strumenti preferiti. 5. Cinema o teatro? Cinema tutta la vita perché io non sono una grande amante del teatro, se non che tendenzialmente mi infastidisce un po'. 6. Poesia o prosa? Io questa domanda non sceglierò mai perché non si può scegliere tra poesia e prosa per me, cioè io non posso. 7. Musei o librerie? Anche questa è una domanda del cazzo perché come fai a scegliere tra un museo che secondo me è ogni volta
in qualsiasi museo tu vada, un'esperienza che ti arricchisce immensamente, nonostante alcune cose le concepisci subito, altre arrivano dopo tempo. Comunque è un'esperienza sempre da fare e che chiaramente se potete fare, approfittate delle giornate, quelle gratuite, approfittate insomma delle visite, quando ci sono le visite particolari o le mostre temporanee, insomma. Fatelo anche nella vostra città. E la libreria, che la libreria è una dimensione quasi quotidiana per tanti lettori e tante lettrici. Boh, io non scelgo nel dubbio. Otto, odore di libri o odore di caffè o tè? Io personalmente dico caffè. 9, penna stilografica o macchina da scrivere, in quanto cintura nera di typing, dico macchina fotografica. 10, libri nuovi o libri usati? Boh, io anche questa trovo una domanda un po' del Kaiser, quindi fondamentalmente diciamo libri, basta che sia libri, basta che si leggano. Ok, forse siamo arrivati alla fine di questo pippone, se voi avete resistito, cioè vi stimo moltissimo e direi che insomma voglio sapere anche un po' i vostri pareri, sia sul pippone che facevo prima, ma in realtà anche qualche domanda, dai, sono domande abbastanza simpa, ve le lascio giù nell'info box così anche voi potete insomma cimentarvi. E, insomma, spero che questo tag vi sia piaciuto, è un contenuto un po' più leggerino in questa settimana di compleanno del canale. Oggi direi che siamo arrivati alla fine, spero di avervi tenuto compagnia anche con questo video e direi che ci sentiamo giù nei commenti e per tutto il resto noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!